Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi oggi voglio parlare insieme a voi di 8 modifiche che forse tutti non sanno, 8 cambiamenti che sono arrivati su Fortnite dopo l'ultimo aggiornamento della Season 5, l'aggiornamento 5.41, chiamato anche il port a Fortress, quello che ha portato in poche parole l'arena enorme, apribile, semplicemente con il lancio di una granata. Non ci fermiamo ragazzi, ma prima di farveli vedere vi chiedo qual è secondo voi l'oggetto più bello di questa Season. Per me ragazzi è assolutamente il rampino, davvero davvero comodissimo e spettacolare. Quindi ragazzi partiamo subito, cambiamento numero 1 ragazzi, vi sto parlando ovviamente del cerchio della tempesta. Quindi forse molti di voi non lo sanno, ma più che man mano che si chiude la tempesta dal penultimo al quartultimo cerchio, che cosa succede? Che quando la tempesta arriva al bordo della safe zone lascia un impulso che distrugge tutte le costruzioni. Forse non sapete ragazzi che però l'ultimo cerchio della tempesta non ha questo effetto, altrimenti sarebbe veramente impossibile, cadremmo tutti giù come delle pere visto che le costruzioni sono davvero tantissime. Numero 2 ragazzi, non ci fermiamo, parliamo invece questa volta della nuova arena portatile, quella in poche parole che si trova negli airdrop rossi, chiamata anche arena acuminata. Lo sappiamo tutti ragazzi, è un tipo di arena, un minigioco che è stato creato dentro la modalità parco giochi e che come sapete benissimo al lancio di una palla blu, quella che stiamo vedendo in questo momento, crea una roba allucinante, un edificio enorme, grande in poche parole, quasi come il campo da calcio che avevamo visto tanti mesi fa su Fortnite. Beh ragazzi, tutti sappiamo che per trovare l'arena nel gioco basta solo aprire un airdrop rosso, ma forse tutti non sanno che c'è una piccolissima probabilità di trovare l'airdrop, di trovare l'arena anche nei distributori rari. Bisogna davvero avere un sacco di fortuna, ma se per caso non ci sono più gli airdrop rossi potremo trovarne una anche nei distributori rari. Si prosegue ragazzi con il cambiamento numero 3, questo invece riguarda i mini shieldini ragazzi. Lo sapete, con il nuovo update, forse non tutti lo sanno, ma è stato ridotto tantissimo il tempo che c'è tra la bevuta degli shieldini. In poche parole lo stiamo vedendo adesso, prima c'era un piccolo ritardo che dava un po' fastidio perché quando magari eravamo proprio in fight o comunque stavamo cercando di proteggerci prendendo lo scudo, c'era veramente un ritardo abbastanza pesante tra la bevuta del primo e del secondo. Questa cosa è stata fissata e cambiata con l'aggiornamento 5.41. Non ci fermiamo ragazzi, andiamo avanti, ma prima di continuare con i cambiamenti che sono stati portati in questa patch, l'ultima come vi dicevo della Season 5, mi raccomando ragazzi un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto e iscrivetevi in tantissimi al canale. Parlo ragazzi di questa volta dei buttafuori ragazzi, lo conosciamo benissimo, la piattaforma di lancio, chiamatela un po' come volete, quella che è blu. Lo sappiamo tutti, qual è stata la modifica che hanno fatto in questo update? È semplicissimo, hanno inserito un'aura azzurra davanti ai buttafuori. Cosa vuol dire? Vi spiego meglio. Quando un nostro nemico o anche noi piazziamo un buttafuori, bisogna stare attenti perché guardate il bordo ragazzi, vedete che c'è un'aura blu nel bordo più vicino? Adesso qua si vede male, si vedrà benissimo tra pochi secondi. Questo ragazzi serve quando stiamo magari fightando per aver
l'occhio su dove sono stati inseriti dei probabili buttafuori da parte dei nemici, e soprattutto ci serve perché se per caso stiamo fightando e siamo su una sky base o comunque siamo ad un'altezza abbastanza elevata e un nemico mette un buttafuori, ad esempio su una parete come stiamo vedendo in questo momento, noi andandoci addosso senza accorgersi rischiamo di cadere giù e quindi di perdere la nostra partita, magari in una maniera abbastanza da ciula, come lo Xuderino è abituato a farvi vedere. Si va avanti, ragazzi, parliamo invece adesso dei cambiamenti che sono stati fatti per quello che riguarda il tempo di costruzione nelle varie modalità selezionabili nel menu. Forse non sapete, ragazzi, che da adesso con la modalità, con l'update 5.41, nella modalità old school, nella modalità costruttore veloce e nella modalità builder pro, che dovrebbe essere costruttore pro in poche parole, hanno ridotto la possibilità delle hanno aumentato la possibilità di avere la modifica delle costruzioni da 0,25 a 0,2. E non è finita, perché è stata addirittura velocizzata ulteriormente nella modalità, scusate, nella modalità Builder Pro, da 0,25 a 0,15. Quindi praticamente una cosa istantanea. Meraviglioso, provatela per vedere. Questo è appunto stato fatto per favorire i giocatori di console che magari sono in multipiattaforma e quindi si trovano anche nei server dei giocatori del PC. Si sono sempre lamentati per la troppa lentezza nelle costruzioni. Da adesso è tutto a posto. Si va avanti, ragazzi, con il cambiamento numero 6, che è una cosa veramente, veramente assurda, ragazzi. Il cubo, prima di finire nel lago, è passato da pinnacoli e ha distrutto l'edificio che da pochissimo era appena stato terminato e addirittura inaugurato. Questa è una cosa assurda, è una cosa assolutamente assurda. Perché farlo? Ma perché? Il cubo è andato in tutta la mappa, ha fatto un giro incredibile partendo dal deserto, quello vicino alla montagna di Palmetto paradisiaco, si è fatto tutto il giro, uè, è dovuto passare da pinnacoli a distruggere l'edificio che avevano appena finito di costruire. Quindi questo edificio ne ha visti di tutti i colori: prima il meteorite l'ha tirato giù, poi l'hanno richiuso il buco, poi l'hanno costruito, poi adesso il cubo l'ha distrutto nuovamente. Insomma, è veramente assurdo come quelli di Epic Games facciano queste cose proprio da pazzi. Un'altra modifica che c'è stata con l'update. Si prosegue, ragazzi, siamo alla penultima, la numero 7, ragazzi. Forse non lo sanno proprio tutti, ma ragazzi, da adesso quando giochiamo in parco giochi, la discesa che c'è dopo che siamo morti è molto molto più veloce. Quindi è stato ridotto notevolmente il tempo di discesa che c'è nel respawn, in poche parole. Vi faccio vedere, ragazzi, adesso guardate quando lui si butta giù. Buttate giù, basta far vedere che sai costruire, porca miseria. Guardate, ragazzi, adesso lui si butta giù, guardate quanto è veloce il tempo di respawn, ci mette veramente pochissimo, ragazzi. Siamo già pronti, vi ricordate prima c'era il countdown, quindi lui è già pronto e ovviamente pochissimi secondi e si rientra nella battaglia. Ma passiamo, ragazzi, all'ultimissima cosa da adesso, ragazzi. Se andiamo nelle impostazioni di gioco, è stato inserito il ritardo, quindi il delay, per chi stesse streamando Fortnite. In poche parole, ragazzi, se noi ci spostiamo sulla rotellina, vi faccio vedere in direttissima così almeno lo capiamo meglio. Se noi ci spostiamo, ragazzi, nel menu, quello ovviamente cliccando la rotellina, e andiamo sulle impostazioni normali, scorrendo verso il basso,
Eccolo qui, ragazzi, c'è il ritardo che possiamo inserire per evitare appunto di essere sniperati, come si dice, nella live da streamer o da altri giocatori che quindi possono sapere in anticipo o in tempo reale dove siamo. Beh ragazzi, io spero che questi 8 cambiamenti vi siano piaciuti. Ditemi se per caso qualcuno non ve lo ricordavate o non lo sapevate qua sotto nei commenti. Io vi ricordo ancora un bel pollicione in su, iscrivetevi in tantissimi al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!